Ciao ragazzi, oppa, se partiamo. Oh, eccoci qua ragazzi, intanto vi che scorre la pubblicità, io vi do il benvenuto sul canale di Mighty Mars, che poi sarebbe il mio, fino a prova contraria. E oggi siamo, scusate un po' per l'orario, anzi scusate per l'orario perché doveva essere live alle 6 e sono le 7 passate. Puntualissimo come sempre. In realtà, ragazzi, devo assentarmi per 2 o 3 giorni e quindi sono un po', diciamo, incasinato. Comunque, non volevo saltare la live, quindi ho detto piuttosto faccio un'oretta e mezzo, però la live non la voglio saltare. Quindi, intanto vi do il benvenuto. Siamo su World of Tank anche oggi. E voglio portare avanti un po' di carrettini con le mie solite figuracce. Vabbè, quello è scontato, però chi se ne frega. Noi andiamo avanti con la nostra fiera nabbaggine. Ok, intanto sto accendendo il tabletto, il mio secondo monitor. Eccomi qua. Ok, allora, intanto abbiamo scoperto una cosa rispetto all'altro giorno che abbiamo fatto World of Tank, che questo livello 5 svedese è un 5 molto molto carino perché fa un bel 300 di danno. Questo è il primo cannone che fa sui 320-310, non di più. E però il secondo cannone fa 300, però ha un bel po' più di penetrazione perché questo ne ha 102, 110, sto cercando pure 120, 140, quindi ottimo. E questo carica in ben 5 colpi al minuto, quindi sono sui 12, 12. Decco, grande Decco. Come va, Decco? Vedi come sono puntualissimo, alle 6 precise, live, eh? Sono proprio puntualissimo. Quindi dicevamo, ragazzi, questo carica in, credo, 12 secondi o più, no? Sì, 12 secondi, questo mi carica, anche questo uguale, 5,41. Però questo è molto meglio, quindi sono curioso di sbloccarmelo. Forse questo è il primo livello 5 che mi tengo nella lista, diciamo, dei collezionabili, perché di livelli 5 non ne ho nemmeno mezzo. Ho un livello 3 che è un premio che mi hanno regalato e avevo anche quello svedese che era 2, ma l'ho venduto perché mi servivano soldi. E anche se sono bassi di livello, però per skillare un pochino i soldati magari era anche buono. Però diciamo il primo carretto basso collezionabile, questo è il PZ1C, va bene, ok. E poi abbiamo anche il che è un 3, abbiamo anche l'Exer che è un 4, che è questo qua, ma non abbiamo nessun 5. Questo potrebbe essere il primo 5 collezionabile che merita. Poi chiaramente sempre parlando di pari livelli, perché se andiamo con i 6, ecco, noi qui con questo bel cannoncino dovremmo fare non come l'Exer che è ancora migliore perché sdinga pure, questo non credo che sdinghi più di tanto. Però dovremmo quasi shottare. Forse chiunque no, perché il T1 Eevee, l'Excelsior, l'M4 credo di no, anche la T2 credo di no, gli altri penso di sì. Poi comunque ragazzi ancora il motore dobbiamo sbloccare, quindi già così è un carro che a me piace, non è raramente i carri non fullati mi piacciono, penso che molto raramente. Quindi questa linea qua, ragazzi, io spero che prometta bene. Io più che altro punto a livello 6 e a livello 8, che sono, diciamo, quelli più giocabili, anche se entrate in un clan solitamente
ci sono i tornei di livello 8, livello 10 e forse qualcosina anche di livello 6. Più che altro i 6 li uso perché non mi posso permettere di andare in rosso. Qui siamo da soli, quindi prevedo una brutta fine, sono tutti andati di là. Io come sempre vero, vado a scegliere la strada più facile. È un po' lentino, quindi non credo di arrivare dove vorrei io. Infatti, vaffanculo, mi ha preso. Sente più del shock, però. Vediamo se quello fa il giro, altri uno ivi pure. Poi. Ok, qua non mi posso muovere. Vedi che questi qua fanno il giro, però. Sono andati su. Oh cazzo, no? Perché non lo vedo? Porca maiala. No, e non lo vedo, porca troiaccia. Niente. Non ho fatto lo zero, assoluto. Purtroppo lì c'è un punto buono dove si spara bene, però essendo lenta ancora questo non ci è arrivato in tempo. Mannaggia. Proviamo questo medio che non è tanto che l'ho preso. È lo Skoda e dovrebbe essere, spero che sia caruccio. Prendiamolo, va. 43.000. Continuamente senza soldi. Però ci sta mettendo alti in classifica di matchmaking. Come mai? Che è successo? Questa bonarietà è incredibile. Vabbè che tanto non è che cambi chissà cosa per me. Però sono rimasto 2 partite su 2, penso che non sia mai successo i 50 anni di World of Tank. Non credo che abbiano cambiato il matchmaking perché salterebbero tutte le teorie concepibili di questo mondo e dell'universo. Quindi, stavolta voglio seguire il gruppo, eh. Mi hanno chiappettato, andato da solo. Ma dove vanno? Io vorrei andare in città a sto giro. Voglio vedere se lo Skoda è l'agile furbetto che mi immagino. Anche se in realtà pensavo fosse un pochino più, come dire, stondatello. È bello quadrato, si piglia bene. Speravo fosse un attimino più. Mi preoccupa a me questa torretta grossa. Ma dove sto? Non sto andando in città. Ma va a cacare, pensavo di andare in città io. Ciaffi, ciaffi. Perché dico, va, andiamo in città e vado dalla parte opposta. Qui sarà pieno di cecchini. E te l'ho detto, sì, chi c'è? Quello che spara con miniciccioli. Cowboy. Morto? No? Ma che è che gli ha? È morto, è morto. Sai che sono in un puntaccio e non spotta nemmeno. Ecco.
Vaffanculo, pieno proprio. Tanto devo stare lì a farmi inchiappettare l'artiglieria. Ehi, Radio Gamer. E poi sarebbe Macaco. Perché cambiate sempre nick? Dovete tenere fede al vostro nick. È importante. Per ora abbiamo fatto due finacce brutte. Sì. Era già preso? Strano. Oh, il Ferdinand. Guardate che bello il Ferdinand. Gli ha messo anche una mimetizzazione molto carina. Anche questa è la mimetizzazione a pagamento, perché si sa mai. Allora, mi piace. Siamo con gli 8. Andiamo. Ma voglio fare il lavoro di collina che tanto che non ci vado. Ah no, siamo dalla parte opposta, no, allora niente collina. Due artiglierie, no. Penso di essere dalla parte di là. Qui, anche qui l'inchiappettamento è facile perché se loro non avanzano e non spottano bene l'artiglieria è 2. Io vado liscio liscio, però forse un attimino più veloce, a parte che un carro mi è sempre piaciuto poco questo. Spero nel livello 8. Però forse un'antica più veloce. Sono tutti giù. Queste giù. E allora quei leggeri è meglio che non gli vado troppo vicino perché sennò mi girano intorno, chiappettano. KV3 peso. Niente. Preso. E qualcuno gli ha dato anche fuoco, peccato che non gli ho dato io fuoco. La T7. Ma perché tutti quelli stronzi me li trovo sempre addosso? Anche la T7 mo tirerò giù. A parte che vabbè è lento, quindi non è che copra grandi distanze, però. Venga, l'avevo individuato. E lì bisognerebbe lasciarlo e girargli intorno. Però il problema è che sarà pieno di cecchini. Se sale su. Merda. C'è un'altra? Uno che sta girando dietro, due. Non li vedo. Non
un po' se in giro qui dietro se riesco a vederli. Muoviti però. Cazzo è? 27. Riesco a puntarlo. Questa ha fatti fuori tutte e due. Niente. Madonna. E bisognava lasciarli. Si lasciavano, erano in due, anzi in tre erano. Lo lasciavano, lo facevano fuori alla svelta, si prendevano i colpi che si prendeva. E buonanotte. Così siamo in 4 contro 2 siamo morti. Io non potevo scollinare, potevo andare di lato, vabbè. Perché il problema è che il problema mio qual è? Che se mi cingolano, cioè se io potevo anche prenderli di là, lateralmente, però se mi vedono e mi cingolano è finita. Quindi io non posso fare tanti, sono anche lento. Quindi non posso fare tanti giri, tante strategie, capito? Specialmente con questo carro qua. Cioè il su è da piazzamento, da lontano, gli altri spottano e spale, punto. Allora andiamo a pescare anche, aspetta, e là. Senti? Assolutamente Aspetta che ti sento basso. Ah, se vuoi venire anche The Creeper, può anche venire. Non c'è problemi. No, sì. Io non ce l'avrò fra gli amici di World of Tanks, devi invitarlo tu. ma no, non so se l'ha scaricato. Non lo so. Ah, ma andate a mangiare, non avevo letto. Andate a mangiare. Vabbè, dai, allora, io ti invito. Allora, Plotone. Ok, sto accettando. Vediamo un po' se si connetta. Peccato, hai avuto sfiga con quella partita lì. No, ma più che altro non è il carro adatto. Lì eravamo in 4, bisognava lasciare, capito? La T7 gli giri intorno, non chiappetti. Ti prendi i colpi che ti prendi dagli altri e poi vai avanti. Così io a giro non lo potevo fare, capito? Che a me mi cingono, no, finita. Allora, dov'è? Cos'hai preso Ho preso la l'A20? 20. Sì, faccio da spottino, faccio una rushata in mezzo, ne spotto un po', Allora mi io riesco ad tiro lo andare. svedese. No, il problema è che, capito? Poi non è che sono un fenomeno anche a sto gioco qui, quindi. Ah, hai preso un livello 5, dannazione. Ah, 5. Dai, l'ho preso anch'io. Ah, sì, è giusto. Ho preso il. No, Vabbè. va bene il 5, dai. Vai, Ok, a posto. battaglia. A te ti stai giocando un po'? Sì, mi sono fatto adesso il cacciacarri al 4 inglese. No, al 3, scusami. Sono lenti in ammazzare. Sì. Hai visto? No, Beh. Hai non visto li bene tutte le cacciacarri. statistiche? Prima pensaci Sì. Ma è bene? l'unica linea che c'è degli inglesi, della SMV. Non Eh? il cacciacarri, è la batteria. Pensaci bene perché è lunga, eh? Lo so, però mi piace anche esteticamente, poi fa ottimi danni, cioè con un colpo ti distruggo il carro. Sì, però fa. Il cacciacarri è la serie AT. No, Quello. infatti sto facendo gli ASMV. Boh, io passerei per qua. E ti faccio la spottina. Sì, anche che questa c'è la conquista della mappa nel mezzo. Lo so.
Non siamo l'unico Plotone, noto. Sì, anzi, la maggior parte sono protoni. Io non so dove mettermi perché hanno tutti cambiato, vanno tutti in B6, almeno. Non so dove mettermi perché hanno cambiato graficamente tutte le mappe. Mi sono Io non saputo. li avevo mai imparate a memoria. Eh? Non li ho mai imparate a memoria. No, io a memoria no, però c'ho quei 2 punti a mappa, capito? Sapevo dove mi andavo a mettere, li facevo il mio, adesso non ce l'ho più. A sinistra. Adesso c'ho l'aspettino. Destra, scusami. Come fai Adesso non a so. mettere il carro in terza persona? Sono spaesato, sì, ce l'ho sempre in terza persona. Con che tasto? Con la rotellina del mouse. Avanti e indietro. Ah sì, oh. Bene, grazie. Poi quando metti il mirino vai in prima. O Sì, quello non c'è problema. se no c'è anche il tasto del tiro dell'agganciamento automatico. Ah sì, come? Io ce l'ho sul laterale del mouse, te lo devi, se te lo dovete trovare. Lo agganci e poi ti resta agganciato col cannone. Vedo. Specialmente per lo sportino torna bene. Questo mi si è messo al culo. Non li miro. Non Se gli... io per mirarli devo scoppiare, non ce la faccio. Niente, no, ci sono un cacciacarri, due medi. Il problema è che ne devo esporre troppo, Eh sì, questo qui è grosso che mi viene addosso. vero? E non li vedo. C'è il gigante qui davanti. Siamo qui sede, Cacciacarri, devi distruggere tu questo qua. eh? Minchia. Tocca caricare Mi ha tirato una fucilata. io. T'ha preso? Andiamo. Via. L'ho Bella. sentito però, eh. Sì. Mi hai fatto male. 3,55. Secondo me se l'aspettavo. Ma è arrivato anche a me un bordello. Da dietro mi sa. Dal dietro. Da dietro pensaci te che sei veloce. Sono due. Minchia, ne ha distrutto uno. L'ha sentito l'M6, però vado via! Aiuto! Mi spara! Allora, quasi Vai. ci. Ecco! E due Che dietro, cazzo è esatto. stato il bastardone da dietro? Comunque ho Sì. l'M6, visto, gli ho levato quasi tutta la vita con 2 Ma è straforte il tuo. colpi. È la linea cacciacarri svedese. Gli svedesi non sono così mali, eh. E non è fullato, eh? Attenzione. E poi ne hanno due sole di linee gli svedesi, hanno i Sì, carri. perché l'hanno messo da poco. Adesso metteranno anche il buon. Poi cambierà totalmente, perché non credo che. Ora voglio andare a vedere un attimino il danno degli altri, ma. A regola dovrebbe essere veloce e fa poco danno. Spero Vabbè, che poi per la linea. l'italiana me la faccio, sicuro. Sì, vabbè, anch'io, per sfizio. Allora, lo No, patriottismo. svedese, oddio, non è che sono tanto patriottico, ma insomma. No, allora, il livello 6 dello svedese, che c'ha una specie di barattolo col cannone lungo, Una specie di... fa 2,40 solo. Com'è che si chiama? Lo STRV74? IQ64 Alt 2. Livello Oh, lo 6 svedese svedese. cacciocari, c'è una linea sola. No, Livello 4 hai 6, detto? 6. Io vedo un IQ65 2 o...
STRV74. Caccia No, carico. io c'ho, Ok. ascolta, svedese è l'ultimo. Sì, lo so. I KV65 Alta 2 io lo vedo chiamato. Sì. Ah, ok. Sì. Che fa? A livello 6 fa 2,40, quindi fa meno del 5. Quindi il 7 fa 2,40, che aumenti il livello e dovresti aumentare il danno, ma non lo aumenta. Perché chiaramente c'è più punti vita, no? L'8 fa 3,90. Ecco, ora mi ha levato. Abbiamo perso. Sì, vabbè, normale. Però il livello 6, bisogna vedere anche la 6 colpi al minuto, quindi uno ogni 10 secondi. Non è nemmeno così rapido. 2,40, 8 secondi, 8 colpi al minuto, quindi saranno 8 colpi, 8, ogni 8 secondi. Sì, Guarda di Ludes 03. Svedese. qual è? Che livello 8. Lascia stare le caratteristiche, guardalo esteticamente. è? Ah, sicuramente è una È una rampa di lancio, figata. che Sì, ma cazzo. infatti questo è rapido, leggero, magari difficile da colpire. E solitamente i carri così fanno poco danno, non fanno tanto danno, Eh sì, però ha una resistenza anche bassa. eh. Sì, ma tutti i cacciocarri hanno una resistenza un po' bassina. Però non fa tanto danno. Se te vai a vedere il tedesco, l'RHM, Tedesco RHM. livello Livello? 8, la differenza. Il RHMB Sì, WPT. cioè Mica? l'erne. Sì, questo qua. Vabbè, a parte che c'ha un cannone più lungo che altro, però Sì, no, ma te 4. guarda il primo però. Fa un danno atroce in più. Anzi, no, il secondo, guarda il secondo cannone, che è quello corto. Il secondo cannone. Dell'RM, Sì. RHM. Ok, ma gli diminuisce il danno, eh. La No, potenza di te guarda il danno. 396. No, 396 è il. No, il primo cannone fa 4,90, livello Sì, il primo cannone è 490, il secondo 8.396. No, no, guarda bene. Il secondo è Ah, no, 7,50. 750, 750. Vedo ora. Capito? Sì, Poi tanto. la penetrazione non è che sia. No, a parte penetra bene, che hanno aumentato la penetrazione, perché prima non era così. Beh, a Però, questo punto conviene tenere questo. è Conviene tenere questo come micidiale. cannone Poi quello. questo c'è anche la torretta che gira, È comodo, che non è comodo. da scontare. Vai, metti Dai. carro. Ti ho messo il 4. Perché così almeno con questo mi posso fare la linea al 5. Allora, 4, mettiamo, dov'è? Mettiamo lui, vai. Perché non ti vedo in protone. Ah, Vai. il Valentine. Sì. È un leggero anche il tuo. Sì. Sì. Andiamo con leggero. Facciamo i bersagli mobili. Me gli inglesi mi vanno proprio giù male, li faccio perché non è l'unica linea che proprio non l'ho. Io faccio solo la SMB. Ma che fa parte o non parte? Ma quando è che aggiungono l'italiana? Dai, Non lo so. Penso al prossimo aggiornamento. speriamo presto, che almeno mi faccia tutta quella. Carri pesanti, ovviamente. Ah, metteranno una linea o due. Io se fanno cacciacarri o pesante lo faccio, se fanno leggero e medio, pure Se vanno leggeri e pesante è un problema. no. Ah, secondo me fanno cacciacarri e pesante, o solo cacciacarri.
È possibile, perché se andiamo a eventi storici, la Ariete mi pare che fosse pesante. Pesante. Molto lento e corazzato Beh, ci l'Ariete. avrebbe anche della bella artiglieria all'italiana, credo. Nella O no? seconda? Vabbè, figurati. L'Archer, non è italiana l'Archer? Ariete e Lince. Ma io Sono parlo i più d'artiglieria. forti italiani famosi. L'artiglieria aveva i 78 mm. Vanno l'omini a piedi, secondo me, l'omini italiano. Eh sì, ci mettono quelli. Tu puoi andare con l'omino a piedi, no? Corri Perché come un non c'è nino fucile altro. umano. No, ti danno anche l'unità d'elite, quella che aveva su un elmo enorme. Andiamo a piedi, non abbiamo altro. Sassi e bastoni. Guarda, Sono di busto io. questo è un leggero, guarda quanto fa. È un leggero. Ora mi devi dire se gli inglesi non sono un branco di buffoni. Fa tanto o poco danno? Un po' una secchia. Guarda, questo è leggero. Fa 20 km orari, un leggero. Ma cosa devo Ah sì. spottare? Ma è verissimo, anche il Cruiser 2 inglese, infatti, è un leggero a Cosa devo 15 km spottare? orari. Mi spotto la minchia, mi spotto. Non capisco. Sì, ma sono scarsissimi. Io per questo li odio. Ma se Anche la. sparo. Se sparo uno dei dirigibili, lo tiro giù. Magari più a fo, qualcuno magari nel mezzo lo chiappi. Io come odio gli inglesi come carri. Vanno tutti Cioè, lenti? Perché se va no, lento tutti no, però la maggior parte, anche la T fa 20. Punta massima, eh. Punta massima significa che te prima di raggiungere 20 se la becca è schiantato. Cioè, ma il pesante che dovrebbe tankare. Che casino stai facendo? Insomma, anche come mi chiamo, vedi un po'. Dai, ma che senso ha un leggero che fa 20 km/h? È come la bicicletta elettrica. È uguale. Se vai in bicicletta perché devi pedalare, non devi andare con la sega elettrica, devi pedalare. Sennò vai in motorino. Beh, il danno è uguale. Aspetta, a me mi schianta nel primo colpo. No, è stracorazzato l'inglese. Sì, ma l'altro, in leggero no. In leggero è più corazzato. Leggero non ha corazza perché questo va veloce. Più son pesanti, più vanno lenti. Boia! Chi ha artiglieria? Yes, mi hanno stordito l'equipaggio. Vai, io vado un'altra parte, tanto posso dire Non mi abbandonare. tre. Voglio vedere se di fianco riesco a fare qualcosa. Poi non so se li porterò avanti, perché gli inglesi c'hanno qualche carro bellino, non è che però. Anche la T non sarebbe male, però. Perché la T è uno dei carri più corazzati, eh. Cioè gli spari in torretta, sennò sdingo completamente. Tagli, abbiamo qui un medio Oh che sta oh oh. distruggendo il nostro carro. Cioè ti stanno circondando dietro? Oh, mi hanno sparato un colpo pilota, eh. Tanto perché. Ho distrutto. Sì, no, ma qui basta che tiri un alito di vento, succede sempre Merda. Mi stanno distruggendo. qualcosa. 3 a 7, comunque M'hanno fatto. Vieni dietro. io. Lo so. Ne avevo cingolato Niente. uno, ma niente. Posso anche uscire. Ma Che uno carro di l'avevo merda. cingolato. Ora riguardo un po' la linea perché sennò lo do via, ce la faccio. Allora ti faccio vedere una cosa al volo. Aspetta. Sei uscita la partita? Sì. Se te vai a vedere l'americano. Americano, ok. Quale linea? Il T95 che è il cacciacarri livello 9. Livello 9, Dio buono, non ci arrivo più. T95, te, del titolo, vai. Allora,
Questo è un carro che fa 750 e se te ci clicchi sopra te lo guardi, vedi che sopra ha una torrettina. Praticamente se te gli spari sulla torrettina è l'unica maniera per penetrarlo dal davanti. Questo qua? Sì, quella torrettina che c'ha sopra è l'unico punto dove lo puoi penetrare dal davanti. E fa 7,50 il colpo di danno, che è tantissimo. Però io ci ho fatto 127.000 punti di esperienza. 127.000. Il 10 costa 241.000 punti di esperienza. Io l'ho venduto perché non ce la facevo Beh, ce l'ha la fascia da carro più. cazzuto No, ma questo. questo è cazzuto. Però il problema è che è uno enorme. 2 fa 20 km orari di punta massima. Cosa significa? Che te, se la squadra tua rusha e fa una partita veloce, te non combini una minchia perché rimani indietro. Arrivi a partita finita. Se gli altri rushano e se i nemici rushano e ti arriva un medio o un carro veloce che ti gira intorno, ti fa fuori perché dietro ti penetra. Capito? Questo è l'unico per fare dei buoni punti, è una partita di stallo dove tu sei ben posizionato e fai un cecchino. Allora sì. E questo fa 7,50, eh. Io ci ho fatto anche 4.000 di danno, 5.000 di danno con questo. Però ne perdi tante di partite dove non riesci a fare niente perché è lentissimo. Capito? Vabbè, metti il carro intanto. Ah sì, scusami, stavo controllando le statistiche di un carro. Ok, vuoi fare il 5? Sì, dai, io rimetto lo svedese. Che ti è piaciuto tanto. Mi piace lo svedese. Questo, poi ho visto che gli altri abbassano una cifra il danno. Te lo tieni al 5. Ma poi tanto ascolta, gira e rigira, quando fai tanto danno, godi, c'è un po' da fare. Ma sai che non so cosa me ne devo fare di quell'esperienza gialla, l'esperienza dorata? Sì, Quella con la stellina? Quella la stellina d'oro. lì è l'esperienza comune, quella la puoi usare su tutti i carri. Però Ah, non la comodo. spendere, lasciala da parte. Magari ti sblocchi un livello 6 per intero, capito? Sì. Tanto quella più ne accumuli meglio. Come andiamo? Boh, io propongo qua. Passiamo proprio in mezzo. Minchia, qui ti suicidi. Allora, io direi di andare o qua, questo angoletto qui, Ah, ok, non vero, vero. che Ci lì sta. c'è. Ah, a parte ci sono 7. No, 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 vieni, vieni, sì. No, ci sono 7. I 7 vanno in quell'angolino lì. È un Ah, bene. suicidio. L'avevo visto che c'erano i 7. Noi disertiamo invece, ce Sì, ne noi andiamo. andiamo al bar a pigliare il caffè. Qui ci dovrebbero essere medie e leggere. E un cacciacarro, mai fidarsi. Sì, no, sicuramente. Andiamo al bar, io prendo un caffè. Un Vado in caffè. continuazione. Ora io la live la rifaccio lunedì, eh. Sì, ho letto Sì, sul perché devo. Domani mi opero. All'ospedale, che bello. su cosa? Di cosa? Ne volevo fare un tumorino benigno, fortunatamente. Quindi niente di grave, No, però, fortunatamente. insomma, anestesia totale. E rompersi i coglioni. Sì, è comunque una rottura, cioè non è mai bello operarsi. Guarda, non dire niente che sta peggio, però insomma, ne ho già fatte 5 o 6 in tutto, mi sono anche un po' rotti i coglioni. Allora, mi hai abbandonato? No, no, eh sì, è sollente, no? Il cannone pesa. Poi devi anche capire qual è la linea che ti torna meglio. Cioè, nel senso, se ti torna Sovietici. meglio il cacciacarri, se ti torna meglio. I medi sovietici mi piacciono troppo.
tanti colpi e un danno modesto. Eccolo, guarda questo imbecille. Tanti colpi rapidi sarebbero gli inglesi in realtà. Oddio, a livello 9 spara 8 colpi al minuto un medio e fa tipo 400 di danno. No. Non è malaccio. Se a me qui con mezzo colpo mi fanno fuori, cingolato come? Mi è morto. Ti hanno fatto. Sì, no, ma non poi c'è, ma solo il range di spottaggio di un 7 o di un 6, ma come fai? Hai fatto il giro? Ah, sono andato avanti. Sono alla battaglia. Mia cazzuto. No, no, perché ha sparato l'altro, se no lo distruggevo. Erano i 3. Vabbè, comunque... Li ha sentiti il dolore, eh? 400, 300 di danno, tipo. Sì, ma non mi puoi mettere quei 7. Ma cosa gli devo raccontare a un 7? Su. Che, il senso, qual è il senso? Provo il medio. Vediamo come riesco. Sì, il matchmaking è un po' da sistemare, effettivamente. No, ma guarda che dall'inizio che è così. Cioè, lo fanno apposta. Per gli altri ad acquistare, sennò che senso? Allora, prendiamo il covenante. È un leggero pure questo. Ma che palle! Ora li vendo tutte e due, mi hanno rotto le palle. Sì. Questo però va più veloce, eh? Dai, raggiunge i 21. Vai 20, 21 e mezzo. Ah, bene. Che comunque è lento per un leggero. No, ma è un controsenso, dai, che caccia. Abbiamo i 5, il Churchill 3 è un 5. Ah, va bene. Ma sai che sono più forte, più veloci addirittura con questo? Ah, questo dovrebbe essere sempre più veloce. Il mio? O no. Il tuo? Ma il tuo mi sembra che ce l'ho avuto anch'io. È veloce, eh? No, non me lo ricordo, sai quanto tempo fa? Fa circa i 35, mi pare. Ah, ma i leggeri c'è anche, i leggeri fanno 50, 60. Ma questo è un medio. Non è un... L'annamo? Seguo te. Aspetta, signore, seguo gli altri. Sono tutti fermi. Tutti seguono gli altri, guardali, guardali, confusi. E se poi gli altri sperando che siano un cincino più bravi. Oddio, cos'è questo coso dietro di te, giapponese? Lì, oh, cos'era, come si chiama? Qual è? Ma è orribile. Con io o io, com'è? Oggi è io, mi sa. Cioè, una linea giapponese che sono enormi. Fanno un botto di danno. Guarda, sì. Mi interessava anche a me quella linea, però poi... Ah no, ma io c'ho il mitragliatorino, c'ho un vaffanculo. Davanti a noi, vado a combattere. C'ho il... mica me lo ricordavo che c'ho il cazzettino qua. Oddio, un po' mi ribalto. No, anche sto cara qui non mi cado per un cavolo. E c'ha due colpi, spara due colpi però tipo mitragliatorino. Merda, c'è un pesante. Due pesanti, scappa. Io sono messo avanti. Sono un punto di non ritorno. No. Sto per morire. Sono letteralmente fottuto. Minchia, quanti sono? Ti faccio 48 al colpo. Io ho 18 di vita. Vabbè, il danno però è sempre quello. Mi è esploso l'amico a fianco. Non ha più voglia di dire. Aiuto. Ci stanno attaccando! Tutte le parti. Ma che cazzo? Lo capisci l'alleato!
K1 te lo regalo. No, grazie. Anche mongolari che spara la roccia. Sto pensando a quello dietro di noi. Vado a devastarlo. Ecco. K1 è un alto peso, eh. Tosto. Vai. Anche queste, se ti piacciono pesanti, K1. Allora, possiamo andare a casa, vai. Fallimentare. La linea del K1 è buona, pesante russo. Pesante. No. Sì, sì. Ti piacciono pesanti a te. K1 è un livello 5. Sì, K1 c'è di buono. Che puoi fare? Ok, cioè, K1. Carri che puoi anche tenere. Cioè che puoi tenere K1. È buono. Poi c'è il 6 che è buono comunque. Il KV85, se non mi sbaglio. Me lo posso fare ora il KV. Fra 6.000 punti esperienza mi posso e fare il KV. E poi anche l'IS3 è ottimo. Livello 8. Cioè se lo usano, se non l'hanno nel fuoto, lo usano anche nei clan in battaglia. IS3. C'è un carro che chi entra in un clan ce lo deve avere per forza. Se non sono cambiate le cose. Che è il KV1, il KV... Scusami, mi si era spento la cuffia, non sentivo nulla, ah, puoi okay. Ripetere? Dicevo, il KV1, il KV85, l'IS3, che sono tutti la stessa linea, sono carri, per esempio, l'IS3 è un carro che se ti entri in un cancio devi avere. Perché lo usano proprio nelle battaglie. Capito? Se non sono cambiate le cose. Adesso vorrei un attimo fare una roba. Ah, non posso. Va bene. Ci sono se vuoi. Vai, vai. Metti carro. Dopo li sostituisco il cannone. No, stavolta vengo con il mio amico qua. Mo vediamo chi detta legge. Basta, l'abbiamo vinto. Con questo carro armato qui ne fai 5 e riusciamo a perdere. Se non ci mette con carri più alti. Comunque ti ho detto, la linea russa, quella lì K1, KV85, IS3, tutti i carri buoni. L'abbiamo vinta quella nella neve. Beh, non ho fatto niente. Non male, dai. Per esempio, io mi ricordo che quando si entrava in un clan, gli S3 era d'obbligo. Siamo al mondo di 6. Ma proprio il carro... è minchia. No, è KV2 a proposito di K. E quello è pesante. Poi tanto, quelli più pesi mi trovo sempre addosso. Tra l'altro, come fai ad avere tutti... Nella tua live ho visto che hai tutti i disegnini... a fianco al nome... Ah, sul carro? Nella tab hai tutti i disegnini dei carri. Come fate? La mod? Stai nella tab dove ti indica i giocatori? Non ce li hai con l'immagine del carro stilizzata, cioè quella bella disegnata? No, non ho capito. La tua tab di gioco, no? Ce l'hai presente? Sì. Bene. Hai presente che... sono... Ma lei va a spottare perché si aspetta me sul lavoro o quello di spottare? No, sto cercando di superarti in realtà, ok. Te devi fare i punti sullo spottaggio e gli altri devono sporacchiare. Ne ho fatte fuori uno stamattina con questo carretto qua. Sì, no, poi se riesce a far fuori qualcuno meglio, però... Gli sono girato attorno, non riusciva più a seguirmi. Ma infatti il leggero farebbe questo lavoro qui. E poi ti ho detto, se ti piacciono i leggeri, allora vai con i francesi. Che c'hanno i leggeri col cannone da 4 colpi. Indovina chi mi ha appena cingolato dal primo colpo? Aio. C'è 2 artiglierie? Sì.
due colpi in più. Ho visto la tua fine e me ne vado. Mi sono messo paura. Comunque stanno preparando come le mosche. Siamo 2 a 2. Ho visto la tua fine. Non potevo farci nulla, mi sono arrivati due colpi di artiglieria talmente cattivi, mi hanno cingolato e storpito l'equipaggio. L'artiglieria è stato il mio primo amore. È bella l'artiglieria. Sì, ma te l'hai vista nerfata, ma prima che la nerfassero... Oh! Oh, questo l'ha sentito, è morto anche lui nella vita reale. Sì, c'è chi. È scoppiato il mondo. Un'altra Excel. Andiamo con una cappellata a dare il sederino. Attento che a destra avevi un'artiglieria. Lo so. Stanno arrivando due Matilda dal lato sinistro. Questo lo esplodi facile. Aia, figlia di zoccola. Che pezzi. Ah, l'artiglieria è laggiù. Un colpo d'artiglieria di un medio. E minchia, non me la sportavo, ci sono passato davanti. Già. Che cazzo. Abbiamo vinto il tirato. Le ultime due le abbiamo vinte. Ci sono passato un metro e non me l'ha sportato, non ho capito. Purtroppo sì. Comunque lei è 70 roba, ragazzi. Comunque questo mi sa che è vinto. No, devo fare il giro, non devo passare sulla collina. Solamente che ce n'avevo una anche alle spalle. Se facevo il giro, cioè una a destra e una a sinistra, capito? Ti ringrazio di avermi fatto fare qualche partita, ma purtroppo come ieri. Ok, va bene. È stato un piacere, Mighty. Vado avanti una mezz'oretta. Posso stare anch'io. Buon continuo. Ciao, alla prossima, ciao ciao. Allora, qui com'è il plotone? Lascia il plotone, ok. Allora, noi andiamo avanti con... Vediamo un po' cosa prendiamo. Allora, portiamo avanti il cacciacarri di livello 7, anche se mi sta abbastanza antipatico questo cacciacarri, ma va portato avanti. E poi prendiamo il pesante francese. Piano piano li sbloccheremo, sti benedetti livelli 8, con calma, con tutta la nostra nabbagine. Questo progetto 46. Ma qual è? Quello italiano? Sarà quello italiano che l'abbia già sbloccato? Very, very, very bad team. Poi quelli che parlano sono sempre i miei che schiantano. Ah, su 100. Caro che vorrei, io quasi quasi lo seguo, così voglio vedere come lavora. Non vorrei l'avessero magari nerfato o qualcosa del genere. Ecco. Sempre il caro che punto io, è sempre quello che... No, ah no, ok. Sempre quello che... Ah, ah non noi. Ah. Ah, sto imbecille. Ah, va. Ma poi, ecco, mi sa che aveva ragione quello che aveva scritto in chat. Questo non ha ancora capito che deve fare, sta fermo, vabbè. Guarda solo tempo. Questo non vorrei che fosse un... Ah, sta pingando, ok. Non vorrei che fosse un bot. Allora, ormai comunque lo lascio là perché vedo che ha i suoi problemini di sorta.
un'artiglieria. Io mi sto qui. Avesse messo lui non sarebbe un punto buono. Vediamo un po' cosa riesco a fare. C'è un leggero laggiù. Mi sono un po' troppo scoperto, però. Bene, l'ho preso, ottimo. Ha un mirino mezzo aperto pure. Qualcuno l'ha anche cingolato. No. Sì, vabbè. L'altro colpo l'ha sparato. Quello a obiettivo mezzo aperto l'ha preso. Quello a mirino chiuso l'ha sparato in Cina. Misteri. Qui come divido questi? Questi non vengono su. È già passato, mannaggia. E non è morto per un soffio. Seccalo, seccalo. Merda, ho sprecato il colpo. No, non ha sparato? Ah, ok, perché ho messo la mod che se uno è già cadavere si risparmia il colpo, meno male. Involontariamente in realtà l'ho messa. Non... mi c'è finita involontariamente, però. Occhio alle spalle. Sempre punti maledetti che non... perché non riesco a beccarlo che è lì sul tuo puzzolino? Merda. Ma comunque deve essere anche più reattivo a sparare, ci metto troppo. Ho slingato o qualcosa del genere. Deve essere un pochino più reattivo. Qui potevo fare qualcosina di più in realtà. A parte che 5-11 ragazzi, cioè. Sento che sta slingando anche questo su 100 M1, stranamente, perché dovrebbe avere la corazza abbastanza bassina. Vabbè, abbiamo perso. Fammi il francese subito. Ci sarebbe anche l'artiglieria da fare. Livelli 9, sto cavolo, un po' più alti. Un gioco meraviglioso rovinato dal matchmaking su 101. Anche questo esteticamente è figo, anche se torna malissimo. Caro del genere, J-Panzer 2. Che spettacolo! Mandiamo per capire se vuol Tiger 2 che mi piace. Anzi, no. Sì,
Aspetta, sì, ma però allora brutta posizione. Ma cazzo! Datemi una minchia di secondo! Oh! Ma mi date un secondo per farmi muovere? Ma andate a fanculo! Secondo! Che roba è? Allora, riprendiamo il su. Ma ormai so, voglio fare almeno il 2 per di questi due. Caccia miseria. Oh! Ma vediamo i che si combina, eh. Allora, io direi di andare lateralmente in D2, D1, roba del genere, almeno nella fascia 1 e 2 salire il più possibile. Vediamo un po'. Anche se tanto i pesanti, i livelli 7 sicuramente andranno dalla stessa parte, perché quella fascia lì ci vanno sempre quelli più corazzati, però non vorrei beccarmi un leggero che mi cingola. Mi fa fuori. Scusate se taglio, ragazzi. Ho un altro su 100 col cannone, però mi sa che questo c'ha il primo cannone, sì. C'ha il punta spilli. Io a sapere le posizioni pagherei. Piano, piano che si rompe. Io mi sto qui, buono buono, zitto zitto, cacchio cacchio, il meglio non dovrebbe far cecchino, dovrebbe far qualcos'altro. Lei non è un cacciacarri, se nessuno glielo ha detto. Piano, non ti fa sfonda subito. Non lo sapremo mai. Oh la Madonna. Ma perché c'ho sempre subito l'artiglieria addosso io? Trigni. Carica. Non mi cingolare. Non lo sapremo mai se è morto. Ci mette troppo a stringere, sinceramente. Cioè, detto tra amici, ci mette troppo. Porca puttana, tutti io mi hanno sparato. C'è più qualcun altro che mi spara? Niente. Solita partita di merda, perché non conosco il punto dove mettermi, dove non essere spottato. Niente, potevo fare delle belle cose, ma al solito non riesco a fare una cippa. Prendiamo un po' d'artiglieria, magari ci troviamo qualche soddisfazione. Purtroppo, ragazzi, io ve lo dico, su questo gioco se si chiama Serena boh, ci sarà un perché. Non è che mi invento le cose, però. Poi spero, io quando ci giocavo assiduamente non è che ero bravissimo, però cavolo nemmeno così qualche partita bellina la facevo. Vediamo, vediamo nel tempo se riusciremo a migliorarci. Sì, no, andiamo avanti così, oh. Questo dovrebbe essere livello 8, l'STRVS1. Mi piacerebbe, vediamo se non dovrei crepare alla svelta essendo artiglieria. Però se fosse lo seguiamo a partita, ce n'è due. Voglio vedere come lavora. Io ho il J-Panzer 2. Non mi ricordavo che fosse il J-Panzer 2. Mi ricordo il J-Panzer 2. O ne hanno fatto un'altra versione, non lo so.
quanto sono saputo in questo gioco. Avevo quello sbagliato. Questi fanno una bellezza. Oh, questi sono belli fermi, questi bravi. Avermo, t'avermo, t'avermo. Fatto tanto, eh. Avevo paura di far poco danno. Questo che fa mezzo ghiaccio. E questo è tutto imbarazzato, eh. Ma così sposta. Vai, ti bianchi. Sì, però cacchio, almeno dritto sparaci, eh. Ora non pretendo grandi cose. Che poi ragazzi, per fare punti bisognerebbe sparare ai medi e ai leggeri, però vuoi cacciacarichi che hanno poca corazza. Però il problema è che questi camminano. No, prima volta che vedo un colpo d'artiglieria rimbalzato. Mi migliorano sempre di più, eh. Ah, questo se n'è andato. Mi migliorano sempre di più l'artiglieria, complimenti. Vediamo un po' se... no. Ma come fai a fargli 88? Ma che... cingolasse ed aiuta, però se lo cingoli no, niente, ok, insisto su questo che è pure sparito, no, è morto, ok, sprecato pure il colpo, bravo, 6-2, questa è vinta, però non ho fatto una mizzica di danno perché artiglieria, secondo me la nerferanno a tal punto che quando spari si danneggia da sola. Vabbè, fai sparare un cavo e fa 88 di danno, un'artiglieria. O rimbalzare, che no, secondo me visto prima volta che la vedo. Questo ormai non so se uscirà. Sembra che ho fatto acqua da tutte le parti. Questo da qui non esce. Aspetta che sciaffare che tira il giapponese. Scorpion, ecco, ho bruciato proprio. Non so come mai l'artiglieria fa così poco. Io capisco che è un corazzato, tutto il lettipale, ma mica poi fa 88 di danno. Andiamo subito. Ah sì, sono arrivato dopo 70 anni. Questa stava avanti e indietro in mezz'ora. Ok, ok.
Sì, comunque qui l'artiglieria è anche brava, eh. L'ho fregato. Almeno uno l'ho fatto fuori. E meno male è stato lontano. Le partite di ieri mi piacciono troppo, solo che non ne è fatto. Ah, ce n'è sempre un altro. In realtà ci è arrivato, però si è spostato. No, fermati lì che ti via via l'artiglieria. No, sbagliato io stavolta. Sono andato in rosso con tutti questi colpi, sicuro. Adesso lasciatelo su. Tiria veramente cattiva comunque. Spara alla cieca. Guarda, al posto dei missili ci infileranno anche i soldati dentro il cannone. Tu di spara qualcosa. Perché stai proprio. Si muove di questo. Ah, l'ha preso, l'ha stordito. Meno male non l'ho preso io. Vittoria per sfinimento. Comunque è cattiva l'artiglieria sto giro. Adesso andate in rosso. No, ho guadagnato 40 monete, mamma mia. Troppo buona. Riandiamo col... Oh. E la devo fa. Poi ragazzi andiamo a mangiare che la ciccia è pronta. Livelli 7/8. C'è di peggio. Allora, qual è il lato da conquistare? Quello di là. Ok. Anche qua io avevo un bel punticino dove mettermi, avendo modificato tutte le mappe non c'è più. Quindi mi trovo spaesatissimo. Gira. Poi lento così non, anche se ci fosse non ci arrivano. E tu ti mandi là. Seccassi una volta, eh. No, qualcuno sta 1, 2, 3, 4, 5, 4 di 5, non so contare, quindi. Va bene così. Qui c'era un cucuzzolino. Ci hanno messo sta roccettina. Vediamo un po' se. La roccettina mia propinqua. Io pure no. Non sarebbe una posizione, se non mi spotta è una buona posizione. Però credo che al primo colpo sparato mi spotteranno sicuramente. Io come sono bravo a cingolare quando non voglio. Boh, io sparo, poi qualcuno vi dirò. Mazzate quante sono piccoli, però. Non l'ha presa, cioè gli è passata. Ma
No, c'ho proiettili curvati io, perché non è possibile. Piglialo, porca troiaccia, piglialo! Perché devi sempre sfiorarlo e non prenderlo mai? Se ti levavi... Io dovrei essere in una posizione che dovrei fare una macellata di danni. Non riesco a fare una sega. Ora questo da dove sbucherà? Perché non ci arrivi che non mi sono spostato? Il T29 è impenetrabile. Sto sparando come un dannato e sto facendo niente. Ma questo mi spotta. Ok, poi il T29 dovrei anche penetrarlo oltretutto, perché non ho una penetrazione così. Niente, oh! C'è cazzi! Non c'è cazzi! Oh! Non ne ho preso uno, ma uno! Io più che spararmi non chiuso! Ah, mi hanno spaccato il cannone! Mortacci loro, vai, di cannone! Stringi un attimino, stringi. Sto meglio qui, non uscirà mai di lì. E posso fare qualcos'altro. Gira però, mortacci tua. Niente, questo sta dietro. Sono in un punto che dovrei fare una marea di danni, non riesco a fare un'emerita secchia. Questo nel mezzo, dai, questo è cretino però, stanno già puntando, non vedo neanche chi. Non ho fatto mezzo punto di danno, ragazzi, impossibile. Pure ho, sparo a mirino chiuso. Cingolata un'altra volta. Allora, c'ho dei problemi seri però. Mo, mi sparano tutti, ovviamente. A 7, eh? Non ho fatto mezzo danno. Manco lo vedo io. Esci, esci, se no ti ricingo un'altra volta. Non c'ho voglia. Io non so che fa.
Vai, posto a casa. Beh, queste sono proprio le belle portine, ma proprio le belle. Io ragazzi non so come faccio a non fare niente così. Eppure io. Non è che lo faccio apposta, eh. E farlo apposta sarebbe difficile. Andiamo con il Churchill, dai. Facciamo l'ultima perché non si può chiudere così. Ci rimango male io, capito? Io. Siamo con Loi, livello 6, io Churchill 5, livello 5. Questo è un altro carro velocissimo. Questo è il Cromwell. Sono anche simili. Non mi ricordo, mi sembra che questo faccia tipo 20 ore. Artiglierie 0. Allora andiamo dove c'è un pochino più di libertà. Un pochino più scattante, oh. Mi ricordavo che era lento per questo. Scattante per gli inglesi sono 25 km/h. Questo è un fulmine, eh. Bellezza di no, 25, che non tocca manco 26 neanche in discesa. Non so dove devo mettermi, non so la pippa. Tutti lì. Vorrei stare troppo indietro. Siamo tutti camperati, tutti. Aspettando il Bau Bau. Io con la mia velocità non è che posso fare grandi cose. Oh. Ah no, questo è quello che spara il Madonna. Non me lo ricordavo. Quello che spara il colpo. Vabbè, non faccio niente con questo carro. Devo prendermi il cannone dopo, solo che lo devo sbloccare. Che osceno. Questo cannone qui. Lo scene dir poco. Vedete il colpo d'artiglieria. Andiamo avanti, invece sta qui non fa niente. Vediamo poi quanto mi manca sbloccare il cannone perché questo va a cambiare assolutamente. C'è fermento, c'è fermento. Mi stanno arrivando anche da dietro. C'è fermento, la perdiamo, non è vero. Avanti, avanti, senza paura.
No, quello con tanto più di vita va all'attacco. Lui è furbo. Io sono ancora più furbo perché con questo carretto qui vorrei morire rapidamente. Visto? Bene. Cioè, ti rendi conto che non lo prende? Secondo me è osceno. Questo cannone qui è osceno. Fa il colpo d'artiglieria. Allora. Vediamo per cambiare perché non si può, è ingiocabile comunque il cannone. Anche se adesso sarà sempre in battaglia. Andiamo. Noi la famo. Siamo al buio. Metti anche al buio, mo, eh. Ciao va. È nato. Ha partorito. No, ancora no. Difficile. Parto difficile. Va bene ragazzi, allora facciamo una cosa. Io direi di concludere qui la live. Tanto ne avrei fatta più un'altra, avrei concluso. E ci vediamo. È uscito, infatti, è uscito, mi ha anticipato. Ci vediamo lunedì perché ora i prossimi giorni praticamente non posso fare live, sono fuori. E ci vediamo, se tutto va bene, ci vediamo lunedì, se no non ci vediamo più. Facciamo le corna. E ci vediamo lunedì sempre alle 6 e vediamo cosa porterò perché ancora devo decidere. E tanto la lista dei giochi che porto sicuramente sono in descrizione e vi ricordo di iscrivervi su Twitch se non siete iscritti e pure su YouTube perché su YouTube ci sono altri 300 gameplay da vedere, poi posterò questa live su YouTube però insomma se non siete iscritti potete vedere gli altri gameplay e se siete iscritti potete venire su Twitch a vedere le live in diretta, no? Cioè sembra un discorso che è logico. Quindi niente ragazzi, io vi auguro buon appetito perché arriverà a mangiare. Ci si vede lunedì. Ciao a tutti!